Vado. E sempre in occasione dell'Assemblea federale della Lega Nord a Mestre, che si è svolta lo scorso weekend, abbiamo sentito anche il governatore della Regione Piemonte, Roberto Cota, in particolare su quanto si sta facendo proprio sul territorio. Sentiamo. Presidente Cota, per quanto riguarda questa Assemblea federale, per il Piemonte lei presenta una mozione, una proposta, l'insegnamento della cultura piemontese nelle scuole. In che modo si potrebbe articolare? Beh, è una proposta che io ho fatto e che hanno raccolto i nostri consiglieri regionali, che è quella di inserire 2 ore di cultura piemontese nelle scuole primarie. Questo è possibile ed è anche il modo per far riscoprire e rivitalizzare un sentimento di identità che è molto forte ma che viene sempre messo apposta, diciamo, sotto la cenere. In queste 2 ore di cultura potrebbero essere ricomprese la storia locale, le tradizioni locali, i usi locali e anche la lingua locale. Come fare? Individuando per ogni comune, in Piemonte abbiamo 1206 comuni, un volontario, magari un anziano piuttosto che una persona che si è sempre dedicata ed è appassionata alla cultura locale, e consentirgli di andare nelle scuole a raccontare ai nostri ragazzi, bambini e ragazzi la nostra storia, la nostra cultura. Continuando a parlare di Piemonte, passiamo però al capitolo imprese. Da settembre stanziati 20 milioni, soprattutto per le imprese che investono in nuove tecnologie? Sì, si tratta di una delle misure che fanno parte dei nostri piani a sostegno di chi arriva in Piemonte e decide di investire, di assumere nuovi lavoratori. Noi abbiamo fatto una scelta dall'inizio del mandato, prima di tutto di non ostacolare l'attività di impresa, come invece tutte le volte viene fatto dal governo centrale, e poi di indirizzare gli investimenti in ricerca ed innovazione, perché in questi settori è più facile vincere la sfida della competitività. E dunque questi bandi sono organizzati per lo più sotto forma di prestiti, quindi noi garantiamo risorse alle aziende facendo quello che, supplendo ad un difetto oggi del sistema bancario che non garantisce più le idee, non sostiene più l'attività di impresa adeguatamente. In questi giorni si è risolta una vertenza in Piemonte che è la Romi, no? Come è stato raggiunto un accordo con una società brasiliana. Questa è stata una bella pagina. Devo dire che io sono partito pessimista perché non vedevo margini. La situazione era questa. Un'azienda brasiliana, la Romi, aveva acquistato anni fa la Sandretto, che produce stampi, apparecchiature per poi materiali plastici, per produrre e sviluppare prodotti plastici. La Romi aveva deciso di sbarazzarsi della Sandretto e quindi di chiudere il nostro stabilimento e di prendersi pure il marchio. Il governo regionale, insieme alle organizzazioni sindacali, ha cercato in ogni modo di trovare un acquirente. L'abbiamo trovato, c'è una cordata di acquirenti e a questo punto la nostra finanziaria regionale, quindi la regione, si è posta come garante per poter rilevare il marchio e cederlo a costo zero, a 0 euro, ai nuovi acquirenti. Una bella pagina, e aggiungo che proprio alla luce di questa esperienza voglio varare una nuova iniziativa, che è quella di costituire la banca dei marchi. Noi abbiamo tanti marchi dismessi, tanti marchi lì che sono sotto la cenere, e vorrei recuperarli, fare un albo di tutti questi marchi e assegnarli magari con un bando a dei giovani imprenditori che vogliono scommettere e investire su un simbolo della nostra tradizione. Terminiamo con il capitolo sanità, parlando di un'iniziativa che partirà proprio tra qualche settimana, a ottobre. I cittadini potranno dire la loro, segnalare anche dei disservizi o dire la loro opinione. In che modo? Beh, telefonando ad un numero verde. Il tema è un po' questo. Noi stiamo facendo una riforma che è giustissima e non è né di destra né di sinistra, ed è, diciamo, impossibile dire che questa riforma non va verso la costruzione di una sanità moderna ed efficiente. Eppure c'è qualcuno che lo fa strumentalizzando. Perché? Perché la riforma stessa tocca dai piccoli e grandi centri di potere.
Allora, se tu chiudi un reparto inutile che ha meno di 10 posti letto, che è stato costituito soltanto per favorire gli amici degli amici o per dare un po' di potere a qualcuno, è chiaro che chi si vede spodestato organizza, trama, fa e disfa. E quindi lo fa magari diffondendo notizie false e strumentali. Con il numero verde noi vogliamo capire veramente come va la sanità piemontese e smascherare anche queste cose.